Tutte e due sono della stessa grandezza, circa 48 chilometri. Perché pensate che il Sole e la Luna sono della stessa grandezza nei templi massonici? Perché sanno che sono tutte e due della stessa grandezza. Perché pensate che c'è sempre qualcosa che rappresenta lo spazio sul soffitto dei templi massonici? Perché sanno che lo spazio è falso. Vi hanno insegnato, e morirete con questa menzogna dentro di voi, che il Sole si trova ad una distanza di 149.600.000 km dalla Terra e che la Luna è lontana 384.400 km, mentre loro ridono nell'ombra. Durante un'eclisse abbiamo la convinzione che il Sole e la Luna, senza ombra di dubbio, sono della stessa grandezza. Sono tutte e due alla stessa altezza, 40.000 chilometri. Sono tutte e due dischi, come la Terra. Tutte e due sono bulbi di luce, la Luna fluorescente, il Sole incandescente. Il neon, con una piccola quantità di mercurio, è la formula perfetta per diventare autoluminescente. Sole incandescente, tungsteno. Tutte e due viaggiano nella stessa direzione, la Luna più lenta del Sole. La Luna non si muove verso la nostra sinistra ogni giorno per raggiungere il Sole come si suppone succeda nel modello a globo. Invece si muove verso la nostra destra seguendo il percorso del Sole finché lo raggiunge nell'intersezione della Luna nuova. I 7 giorni dell'invisibilità e della trasparenza totale. Primo giorno, secondo giorno, terzo giorno, quarto giorno, quinto giorno, sesto giorno, settimo giorno. Sono tutte e due luminescenti, la Luna alimentata dall'aurora boreale.
Meccanismo della luminescenza della Luna. Fasi della Luna. Tutte e due illuminano la Terra come una torcia elettrica. Le tre differenti direzioni della luce del sole. La controluce illumina le gocce d'acqua che vediamo come stelle cadenti, che scivolano sul firmamento di vetro verso l'Antartide. Inoltre creano gli aloni e gli arcobaleni. La luce laterale è quella viola che vediamo al crepuscolo e all'alba. E la luce diretta è quella che illumina la Terra. Tutte e due contengono ferro. Il Sole è una lega di ferro e tungsteno, la Luna è fatta di polvere di ferro. Vediamo da vicino la polvere di ferro. Tutte e due sono tenute a circolare attorno al centro attraverso l'elettromagnetismo, polo magnetico. Polo magnetico, un campo elettromagnetico creato attorno ad un asse al centro che tiene il Sole e la Luna a circolare attorno.
ambedue continueranno a brillare per sempre. Grazie per aver guardato.